Ok. Interessa. Se io tiro così, gli frantumo la mano. La mano si deve... Guardate. Come si fa questo? Quando poi, se voi tirate un pugno, se voi fate questo, si contrae la mano. È come se la mano è qua e avanzo con la... Le dita sono qua e questo avanza. Questo, se mette la mano... Ok. Se fate questo, sentite che questa parte qua si indurisce. Ok, vai avanti e chiudi la mano. Come se queste stanno ferme e faccio così. Senti? Ok, senti che non si contrae. Se quando lavori non è questo. E poi un impulso. Quindi se io faccio così. Piano piano. Che quello che fanno sul legno, so che lo fate più. Invece quando io impatto, senti che si allarga e perché mi serve anche per incollarmi su di lui. Che non, se invece chiudo si stringe, invece questo. Faccio questo, senti il palco. Deve fare proprio questo. Allora, così, metti la mano, è più muscolare. Ok? Devo lasciar cadere. La forza di gravità e lasciar cadere. Così una forza la trattengo io. Una forza la trattengo io. Quindi può muovere. Ti vado a prendere gli organi. Quello di cuore, i polmoni. Se arrivi secco arriva fino agli organi. Il lavoro poi delle armi ti serve proprio per P1, P2, per trasferire il movimento fuori dall'arma. Quindi se ho l'arma corrompa di quell'onda che si crea sull'arma, vuol dire che quando impatto ho la lunghezza dell'arma come movimento. Quindi io lavoro con le armi e devo trasferire il mio movimento sul o sul punto che mi serve. Questo serve per trasferire fuori dal mio corpo il mio movimento, in maniera tale che quando impatto riesco a lanciare il mio movimento dentro il suo corpo. In base all'angolo, così lo faccio uscire di là. Così lo faccio uscire di qua. Così lo faccio andare sui piedi. L'avete capito tutti? No, perché sennò non lo...